Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi inauguro il Vlogmas numero 6 e penso che i Vlogmas quest'anno saranno 7 perché allora oggi è martedì 21 dicembre e questo video sarà quello che farò prima di Natale per farci gli auguri e poi ne uscirà uno che filmerò penso dopodomani, che è il 23, che uscirà a cavallo tra Natale e la fine dell'anno, e poi vediamo un attimo. Allora, io mi stavo truccando, oggi ho rimesso questo maglioncino che non mettevo da una vita, è molto morbido, sembra quasi una felpa, non so, l'avevo preso da Stradivarius quando rimasi incinta di Cristiano. Scusate il bordello che c'è intorno a me. Finisco di fare la base e, insieme a voi, così inizio a fare delle chiacchiere. E, ho avuto un po' meno modo di filmare in questi giorni, ma stamani ne avevo proprio voglia e soprattutto ne avevo possibilità. È buio, oggi è il solstizio d'inverno. Stamattina Matti è arrivato in cucina, dopo devo togliere l'elfo, e mi fa: a me non piace l'inverno, e questo lo dice spesso, troppa pioggia, troppo buio, voglio l'estate. Ho detto: chi lo dice, amore? Comunque, sulle labbra ho messo, vi faccio vedere, il Deep Orchid di Clio, che secondo me ci poteva stare bene, se no non metto mai questi rossetti un po' più così. E poi sulle occhiaie una goccia del mio correttore ormai preferito, questo di Nebbia Cosmetics, ve lo straconsiglio. Ci saranno delle novità, ma non posso parlarne. Comunque, il ristretto concealer che mi piace da morire, io faccio un mix della medium e della light, quando dico una goccia è una goccia, una goccia è una goccia, e poi vado con la spugnetta, mi trovo bene così. E poi sul viso ho messo lo Skin Realist di Nabla nella colorazione 2 Light e un velo di cipria di questa qua di Kat Von D, la Translucent, che è buonissima, super impalpabile, favolosa. E poi le sopracciglia un po' con questa penna per consumarla, me l'avevano inviata da Benefit, ma non tanto mi piace. Dovrei anche rimettere lo smalto. Volevo mettere il rosso per avvantaggiarmi, insomma, per il periodo di Natale, perché io il rosso non lo metto mai. Sa che devo fare un decluttering aggiuntivo di smalti, perché l'avevo fatto uno bello consistente, ma mi sa che devo incrementare. Sulle guance metto la Skin Bronzing di Nabla nella colorazione Amber, è finita. Comunque si riesce ancora a prelevare perché è fatta in modo che si riesce a prelevare e dà una formulazione polverosa, però quel polveroso cremoso, diciamo, che ti consente di no, non far spaccare il prodotto. Non so se mi state capendo. Comunque sto finendo questa terra. In realtà le alterno questa e quella di Charlotte Tilbury, che guardate che è successo, da-dan, il padellone si è bucato. Questa è meravigliosa, questa è la mia super preferita. Allora, quindi siamo nel tugurio, sempre più tugurio perché si sono aggiunte cose su cose. Stamattina sono andata a ritirare un pacchetto, sono due prodotti di un brand con cui lavoro e ci siamo confrontati. Dice: ma non ti è arrivato il pacco? No, praticamente o non è passato il corriere o è passato ma non ha lasciato il biglietto. Questo ormai una settimana fa, infatti ho chiamato al punto di ritiro di HL e ho detto: ma ce l'avete ancora? Sì, perché erano passati troppi giorni e se passano troppi giorni non è detto che ci sia ancora. Sono sommersa, mi sento soffocare qua dentro. Per le guance utilizzo questa palette piena di ditate di, na sì, di Nabla, di Nars, e metto questo colore che non è così scuro come possa sembrare. Dopo dovrei lavare i pennelli. Stavo vedendo il video della mia amica Simona, che sta facendo tutti i video dei best makeup, e
stavo vedendo quello sul fondotinta, mi spendi 0,9 ovviamente, è solo che non so se mi basta per tenermi compagnia durante il lavaggio dei pennelli e spugnette. Tra l'altro, mentre lei parlava dello Skin Realist, io me lo stavo applicando. Stavamo andando, cioè mi sono ritrovata con la boccetta in mano, con lei che ne parlava. Sapete quel momento in cui ieri mi sono venuti dei capelli di M. Cioè, c'è un umido in questi giorni che dire che fa schifo è poco. E mi sembrava di essere più contenta del taglio e non mi vuole piacere. Non mi vuole piacere. Continuo a rimanere fiduciosa che magari sì, metto un po' di questo illuminante qua. Questo. Continuo a rimanere fiduciosa che prima o poi si aggiusterà, ma è passato quasi un mese. Forse un mese, 4 settimane. Mi è presa un po' così perché dice vabbè il taglio che, cioè stiamo parlando di capelli, sì, lo so che è una cazzata, però io era andata per migliorarlo, non per peggiorarlo il taglio. Comunque metto il color chiaro della palette di Mulac che mi piace, ma non lo so. Se tornassi indietro non so se la riprenderei, sinceramente. C'è qualcosa che non mi torna di questa palette. Pensavo di riuscire a sfruttarla di più e che ci fosse qualcosa di un po' più. È un po'. Cioè. Oh mamma, guardate che ho fatto! Aspettate. Eccomi, sfondo migliorato sicuramente. Ho finito di darmi una sistemata, vi stavo dicendo la palette di Mulac, non che non la usi, però un po' per la qualità proprio delle polveri, cioè io quando utilizzo per esempio la Peach Matte di Too Faced oppure le Denonine, le cose di Denona, cioè io sento proprio una differenza di una morbidezza diversa dei matte e anche degli altri colori, quindi sinceramente, anche per quanto mi sta interessando il make-up ultimamente, non penso la riprenderei. Fossi ancora appassionata come lo ero un tempo, forse sì, ma non lo sono e più ormai da un paio di anni. E niente. Mi piace truccarmi e mi piacciono le cose belle, ci sono delle cose di Natasha Denona e altre cose che mi interessano e mi piacciono, ma lo sapete, mi sono fatta regalare d'annello per il periodo anche dell'onomastico, mi aveva preso delle cose, vabbè io non mi riesco a vedere, non mi piaccio, aspettate. Rieccomi, ho chiuso anche le finestre di là, c'è un clima proprio natalizio. Sapete, quell'umido. Vabbè. Smetteranno mai le notifiche nel gruppo dei genitori della scuola? Allora, oggi, di che vi volevo parlare? Vi volevo dire che ieri sono stata a fare la spesa e ho iniziato a prendere alcune cose per Natale. Fatemi sapere voi dove passerete le feste e con chi. Noi faremo tutto a casa nostra, quindi 24, 25 e 26, e il 24 saremo noi quattro più la mamma, e il 25 e il 26 ci sa e quindi anche il 27, perché poi andranno via il 28, ci sono anche i miei suoceri, purtroppo non mio cognato che non viene, e mi dispiace un sacco, però ha deciso così. Verranno per il pranzo di Natale, quindi facendo tutto qua ho pensato di fare prima di tutto un menù come facciamo sempre e poi di cercare anche di insomma di essere smart nelle preparazioni. Ecco, io non mi piaccio, non mi piaccio, non mi riesco a vedere. Poi magari questione di abitudini, non lo so, forse il rossetto. Forse il rossetto.
Allora, per il 24 volevo fare polpo e patate e crostini con burro e salmone e faremo le linguine con cozze e gamberoni o gamberetti, gamberi, qualcosa del genere, qualcosa di quelli, che Mattia adora le cozze, e infatti la nonna Lucia gliel'aveva fatte a Sorrento e ora le mangeremo anche noi per la vigilia. Poi il giorno dopo, per pranzo, io farò le lasagne e facciamo solo antipasto e primo, quindi io farò le lasagne, la sfoglia l'abbiamo già ordinata al pastificio nostro di fiducia e le assemblerò stesso la mattina di Natale perché mi sono anticipato, ho fatto il ragù nella slow cooker, domenica notte ha cotto. Oh, vabbè, fatto prima il soffritto e fatto fare un po' di crosticina in una prima cottura nella padella con gli odori, sfumato col vino rosso e poi l'ho trasferito con la salsa e tutto nella slow cooker e ha cotto tutta la notte in slow cooker e ora l'ho porzionato e surgelato. Ho fatto una vaschetta da 900 grammi e una da 600. Dovrebbero andare bene, nel senso che dovrebbe essere... quella da 900 dovrebbe andarmi bene per fare la lasagna per il giorno di Natale. E l'antipasto. L'antipasto, allora mia suocera porta la mozzarella, la fior di latte da Sorrento, perché ovviamente non ci sono bufale a Sorrento, perché a volte uno dice, dal sud tutte bufale. No, le bufale non sono nella zona di Sorrento. Quindi è mozzarella fior di latte che è buonissima, io la adoro e mi piace tanto 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 quella del caseificio. E quindi mozzarella, poi prenderemo il prosciutto, io farò la focaccia, poi ci saranno i classici crostini toscani, salsiccia e stracchino e ci sarà i crostini che invece prepara Nello con questa mousse di ricotta che forse avete visto in qualche vlog quando vennero dei nostri amici tempo addietro, con questa mousse di ricotta e mortadella con sopra la crema di pistacchio 100% e la granella di pistacchio. E questo è un po' il menù, e penso solo, va più che bene così. E poi per Santo Stefano, o gnocchi, non ho capito se gnocchi alla sorrentina facciamo, o boh, so che abbiamo ordinato gli gnocchi, mi pare che avessimo deciso gnocchi alla sorrentina, comunque quello. E poi un pezzo di carne che farò, forse di vitello, che farò nella slow cooker. Perché viene morbidissima, viene buonissima e quindi questo è un po' il menù, gnocchi così. Se voi avete delle cose, insomma, condividiamo i menù qua sotto se volete scrivere anche brevemente, insomma, come vi va di fare. Ho fatto i biscotti di Natale con Mattia, ma anche da sola a un certo punto, in dei momenti, perché li ho fatti a più riprese, perché la sera poi ho acceso il forno per la focaccia e avevo altra pasta frolla, in realtà me ne è avanzata un'altra dose, io uso quella di Miriam Bonizzi e ho utilizzato le mie formine nuove che avevo preso su Cocorò e mi sono fatta un altro carrello perché con dei soldini che mi sono arrivati e che mi arriveranno vorrei prendermi qualcos'altro. Questo invece non l'ho usato, ho usato questo che mi avevano omaggiato, e tanti biscotti a forma di calza e di gnomo. Questo ce l'avevo già, l'avevo preso a Sorrento, lo trovate anche su Cocorò, però l'avevo preso a Sorrento, è sempre della Birkman. E poi purtroppo sul sito sono esauriti questi nelle forme rettangolari e quadrato. Per cui, insomma, sono un po' dispiaciuta perché mi servivano. Era una cosa semplice, ma perché questi sono proprio buoni, fatti bene, questi stampi. Nello abbiamo festeggiato l'onomastico, abbiamo mangiato dei tortelli, e poi abbiamo fatto la torta della nonna, fatta sopra un po' aperta, a mo' di pastiera, crostata, insomma, ho fatto una cosa un po' tirata via. E buonissima la torta della nonna, ho usato la ricetta di Lucake. Nello mi ha regalato un libro, ve lo faccio vedere, sempre sulla crescita personale, lui lo conosco molto bene, insomma il corso che sto facendo che mi avete chiesto, forse su Instagram mi avete chiesto, insomma è sempre suo di Filippo, i corsi. Ha scritto svariati libri, questo penso sia stato il primo e mentre siamo entrati in libreria...
E io mi sono fermata perché volevo prendere un quaderno che mi funzionasse da diario, che voglio iniziare a scrivere il diario quest'anno come nuova abitudine da prendere per questo 2022 che sta arrivando. E alla fine non l'ho trovato, ero lì che guardavo, c'erano solo agende. E anzi, ora vi faccio vedere quelle cose che utilizzerò. Vabbè, comunque il libro è questo. E niente, lui è arrivato, me lo sono sentito dietro, mi sono girata e mi ha detto: questo è per te. E nel frattempo che io stavo cercando, lui ha preso, ha scelto e ha pagato il libro, insomma, e mi ha fatto questo regalo lì, questa sorpresa con me presente, che però è risultata effettivamente una sorpresa. Ma sapete che io ho perso la memory card con cui filmavo? Brava Alessia. Ok, ora vi faccio vedere. Mi metto casomai qua. Oggi dovrei anche pulire e riordinare soprattutto casa. Purtroppo, allora, il diario che ho scelto, allora, l'ho preso dai cinesi, però purtroppo c'era questo impresso, questo tondino. Vedete? Ecco, così si vede bene. Come se avesse prestato anche di qua, e ho scelto questo come primo diario perché volevo un qualcosa di semplice però di carino, e dentro è vuoto. Io l'ho preso proprio a mo' di quaderno dove scrivere. E poi come agenda io mi trovo bene con quelle mensili perché per i lavori mi trovo bene con la visione mensile con le caselloni. Vi dovrei far vedere, insomma, vabbè, l'avevo presa da Stradivarius perché era fatta bene, c'aveva la copertina morbida, cioè mi sono trovata veramente bene. Però anche se è costata 12 euro, faccio per dire, ho detto, cioè è sprecata. Allora, tanto mi sono presa allora su Tiger Online, ma ve l'avevo fatto vedere nel video di Tiger Online, il Bullet Planner. Quindi è questo quaderno con tutti i puntini. Dovrò avere solo l'accortezza di mettermi con la matita, il righello, eccetera, eccetera. E questo lo dovrei fare già ora per gennaio perché mi hanno chiesto delle date alcune aziende. Quanto sto parlando? Vabbè, sono vlog. Nei vlog si chiacchiera. E niente, quindi mi sembra sprecato che ogni anno devo cambiare qua, posso farci anche secondo me 2 anni, faccio per dire, perché è così. Perché alla fine mi basta una visione, faccio per dire, tutta a pagina in questa maniera, mensile, con le caselloni, che a impatto visivo a me aiuta tantissimo a capire i giorni in cui ho delle pubblicazioni per sistemarle, messe per benino. E poi userò la pagina dopo con una visione magari settimanale e mi faccio le 4 settimane, però me le faccio magari a colonne con cui visivamente mi trovo meglio. Quindi me la ricreo un po' da sola l'agenda. Ora, io non sono né imbranata né super brava a fare queste cose qua, perché secondo me non faccio cose oscene, però sono oggettivamente, cioè non è che faccio queste cose, cioè che dico sono così brava, come ci sono delle ragazze che proprio io rimango incantata, mi piace tanto vedere le persone che scrivono, mi ci incanto e basta, vabbè, 2 ore a dire queste cose, fatemi sapere voi. Quindi io quest'anno avrò questo, che sarà un po' un impegno, appunto, vi ripeto, fare questa cosa qua può sembrare una cavolata, ma aprire e trovare già tutto strutturato e piazzarci, faccio per dire, Yepoda, Pomelo, Ave Mei, dico quelle con cui sono sicura che da gennaio lavorerò, con qualcuna anche su YouTube. Sono contenta, molto 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 felice. Un conto è doverti fare il coso, quindi visto che lo vorrei fare, visto che adesso sono le 9:30, non mi voglio perdere più in chiacchiere, però mi andava di farle, ecco. Quindi io voglio leggervi nei commenti sui pranzi, cene del periodo di Natale, come siete organizzati, e poi
Ah, non vi ho nominato la cosa dolci. Io, allora, ci sono delle persone che preparano dei dolci per Natale. Io l'unica cosa che volevo fare erano i Rococò. Avevo preso anche il pisto a Sorrento. E quindi l'unica cosa che vorrei fare sono i Rococò. Casomai vi metto la ricetta su un reel su Instagram, non lo so. Vediamo se li riesco a fare. Una cosa volevo fare, i Rococò. Il resto noi non facciamo dolci perché ci piace goderci il panettone proprio nel periodo di Natale. Quest'anno non ne ho mangiato neanche una fetta, ho una voglia gigante di panettone dove sono. Ho proprio voglia di panettone, cioè quello al pistacchio, quelli là, insomma proprio panettone classico perché a me piacciono tantissimo sia l'uvetta che i canditi. Il panettone ha quel sapore buonissimo. Non è che il pandoro non mi piaccia, però non mi sa di nulla. Cioè, se devo ingurgitare calorie, le ingurgito per bene per qualcosa che mi piace molto. Poi abbiamo preso il panforte, manca da prendere i cavallucci, insomma, mangiamo le cose natalizie, ecco, approfittiamo, cioè, per mangiare quelle cose là. Poi gli altri dolci sono bellissimi, natalizi da fare, tutto quanto. Ecco, posso fare dei biscottini, però non farò nulla di che non farò un dolce, ecco, per Santo Stefano si mangia panettone e compagnia cantante in tutto il periodo. E mi era venuta in mente una cosa mentre parlavo, mi è passata da qua, mi è volata. Ah, ecco cosa vi volevo dire. Su Instagram l'altro giorno, io e Nello vediamo, insomma, capitiamo in delle stories di una tizia, cioè che viene anche nominata da altre persone, io sono veramente, cioè, allibita, che dava le sue guida, dava la sua guida, i suoi tot 10 punti erano per non ingrassare nelle feste. Ora, io sono la prima che, prima di tutto, se vado tipo a Sorrento e ci rimango 2 settimane nel periodo di Natale, devo un attimino iniziare a pensare mentalmente di non poter mangiare tutto a tutte le ore del giorno e tutto quello che mi va, cosa che farei quando sono là, perché là ci sono cose diverse, ci sono alcune cose che sono più buone inevitabilmente, la cucina di mia suocera non è come la nostra cucina, quindi anche nelle cose, anche in un semplice, vi assicuro che un semplice piatto di pasta in bianco può cambiare, però da lì a mettere a dire mangiate quando durante le feste chiedete di mangiare in dei piatti più piccoli, così otticamente vi sembrerà di avere il piatto pieno quando invece non lo avrete. Mangiate di tutto, ma poco, mi raccomando. Ora, non è che quello che dice sono cazzate, ma diventano cazzate nella misura in cui uno durante le feste deve prendere il Fitbit o l'Apple Watch o quel cavolo che vi pare a voi, e dovete fare almeno 10.000 passi al giorno. Cioè, io penso che ne siamo tutti consapevoli durante le feste che se c'è la possibilità, dopo aver fatto una bella mangiata, se c'è la possibilità di uscire e di fare anche solo un giro dell'isolato, a prendere una boccata d'aria, a sgranchire le gambe, lo sappiamo che è meglio. Ma questo elenco di questi 10 punti fa venire quasi un'ansia. Ora, su di a me non mi tange perché per me, cioè, è una cosa anche un po' da malato. Perché durante le feste io mi devo preoccupare di mangiare nel piatto più piccolo così da avere l'intenzione perché devo ingannare la mente. Ma chi cazzo devo ingannare? Cioè, ci sono dei problemi col cibo se uno fa così. A me, per esempio, piace mangiare nel piatto piccolo durante la settimana. Questo sì, ma a casa mia, ecco, se c'è un piattone così, ora ho dei piatti che sono il servizio verde che non ci piace più di tanto. Spero sempre si rompa qualche piatto. E ci sono i piatti sia fondi che piani che sono enormi. Quindi cerco di, cioè mi piace mangiare il piatto più piccino perché mi prende meno spazio proprio sul tavolo o comunque a volte mi piace mangiare così. Quindi non condanno la cosa del piatto piccolo, ma io non mi sognerei mai durante le feste di mettermi il piatto piccolo così, cioè metto il piatto che, cioè, avete capito quello che volevo, il messaggio che voglio far passare? Godetevi le feste, l'ha detto anche Nello ieri nelle stories, godetevi le feste. Il godervi le feste non significa passare
dall'8 di dicembre fino al 6 di gennaio e mangiare il panettone tutte le mattine. Quella è una cazzata se la fate, tra virgolette, però concedetemi, perché va bene il panettone, non ne comprate 10 e ve li ritrovate da mangiare tutte le mattine, perché ecco, se uno vuole mangiare corretto, sano, eccetera, eccetera, quella non è una buona soluzione comprare 10 panettoni, compratevene 2, 3 strabuoni che vi piacciono, puntate su quelli, mangiateveli. Quando vanno, tra virgolette, mangiati, se va il panettone il 15 di febbraio, ve lo mangiate il 15 di febbraio, faccio per dire, no? Però non vi ritrovate poi la mattina, vabbè, c'ho il panettone aperto, mangio quello, capito? Cioè, un conto è in un periodo limitato, proprio per questo motivo, perché si tratta di un periodo limitato, cioè, godiamoci ste cavolo di feste. Cioè, poi lo sappiamo da soli, certo, se uno ha dei problemi, se uno ha uno stomaco più piccino, più grande, eccetera, eccetera, però godiamoci lo stare insieme. E uno se ne renderà conto se è il caso di dire no, basta, sto esagerando. E se per un giorno e per 2 giorni all'anno uno fa una buffata e si butta sul divano e fa dei rutti mega galattici perché ha mangiato di più, ma sti gran cazzi, scusate, però, cioè, nel senso, si piglia una tisana digestiva e per una volta farà due rutti in più. Allora, mi stava andando a fuoco la fotocamera, mi si è spenta. Fotocamera surriscaldata, ho chiacchierato un botto. Comunque penso si sia capito il mio punto di vista. Io quello che posso dirvi è: godetevi le feste, ognuno di noi ha una coscienza, una consapevolezza. E io tornata da Sorrento, ho visto la bilancia con 1 chilo in più. So che non è 1 chilo vero, ma è 1 chilo di essere. Di aver avuto delle abitudini un po' più alimentari, un po' meno corrette, dite un po' come vi pare, non si ingrassa nelle feste, non si ingrassa nelle feste, quello che fa la differenza è quello che avete di abitudine per tutto l'anno, come stile di vita, siete delle persone pigre, iniziate a muovervi, siete delle persone che non curate l'alimentazione, provate a mangiare più semplice, se non vi riesce a trovare dei piatti, aiutatevi anche con delle preparazioni che potete trovare anche sui nostri canali o comunque sul web. Iniziate a pensare in maniera diversa e a mettervi in una posizione di sì, sto facendo qualcosa per me stesso, ma le feste godetevele, mangiate sto cavolo di panettone. Se volete assaggiare un po' di tutto, ma c'è qualcosa che vi piace di più e ne volete mangiare una piattata così, mangiatevela, non succede niente. Un bicchiere in più di vino, cioè, raga, ok. Si è capito il mio punto di vista. Detto questo, è arrivato il mio regalo di Natale che aprirò adesso perché aspettate, sto capendo come aprirlo nel migliore dei modi. Lo apro adesso perché lo vorrei mettere in funzione quanto prima. Io penso che voi abbiate capito che cosa mi è arrivato da Babbo Natale quest'anno, il Babbo Natale della mamma. Sapeva che ne avevo bisogno perché non sono una a cui piace cambiare e scambiare ogni anno appena ne esce uno nuovo e qua sicuramente voi avrete capito di cosa sto parlando. Siamo andate alla Apple domenica mattina e non c'era quello che volevo io perché io ero sicurissima di volere il Pro, il 13 Pro. Non il max perché per me non va bene e il 13 nemmeno va bene, quindi il 13 Pro era perfetto, però io ho un XS, un 10S. Difficile faccio queste sceneggiate io, ma lo aspetto da quando è uscito. Addirittura me lo volevo prendere tipo subito, poi la mamma ha detto vabbè te lo regalo io, poi ho detto vabbè poi andiamo, non ti preoccupare, perché poi insomma vabbè ho detto vabbè non fa niente, insomma alla fine cioè, lui poverino ha fatto un'egregia vita, ma non finirà qua la sua vita perché lo voglio dare alla mamma, gli ho detto ah, ma secondo me
merita che inizi a utilizzare questo. E quindi non l'ho dato indietro a loro. Già con l'11 e col 12 si erano visti grossi miglioramenti. Questo deve essere spaziale per quello che devo fare io. Non vedo l'ora di aprirlo. E vi dico che ho preso il... Perché qua non c'è scritto? Pensavo ci fosse scritta sulla confezione da quanto fosse. Vabbè, comunque io lo volevo nella colorazione azzurra, poi l'ho visto dal vivo e non mi è più piaciuta perché mi aspettavo che fosse un po' più azzurro. Era un azzurro che buttava tanto sul grigio e non lo so, tanto spento, con tanto grigio dentro e l'ho visto più maschile. E poi col fatto che rimane la fotocamera colorata fuori, avevo visto l'oro da una ragazza e mi era piaciuto tanto perché è un oro meraviglioso. Questo, il 10 l'avevo preso bianco, ma praticamente io ci ho sempre tenuto la cover e non si è mai visto che fosse bianco. E quindi ho voluto prendere oro e ora è suonato anche Amazon e mi ha portato la cover e il vetro che mi ha linkato proprio, me li ha cercati la Simo che li ha presi uguale per il suo è il Pro Max, ma comunque insomma vabbè, si sta trovando molto bene, lei ce l'ha da qualche tempo più di me e ho preso intanto la cover trasparente, anche se devo dire la verità con queste gommate Apple mi ci trovo benissimo perché mi rimane di più in mano. Vediamo ora se faccio lo spacchettamento qua o su Instagram, ora decido un attimo. L'ho messo in stand by perché poi farò il passaggio. Tra l'altro devo svuotare anche un sacco di foto e di video, non perché non abbia spazio, ma perché alcune sono totalmente inutili, lavori vecchi, foto brutte, boh, cose così. Sono arrivata sono arrivata a 29.000. 29.000. 29.000 cose, quindi devo svuotare a prescindere, non per lo spazio, ma per l'inutilità, perché comunque è confusionario avere anche nel telefono troppe cose. E puramente per me sarà passare adesso come, non dico da una Panda a una Ferrari, ma quasi, perché 3 anni fa era un top, poi dopo passavano gli anni, insomma si sono migliorati tanto tanto e si vede la differenza, ecco. Vi volevo dire che ora mi tocca. Ho fatto. Ah, alla fine ho fatto un po' di bullet, cioè di bullet. Ho fatto la griglia che vi dicevo prima. Ve la faccio vedere. E ho preso come ispirazione questa qua di Stradivarius. Vedete, era fatta così l'agenda. Vedete, a fine mese c'erano le note. Con una mano non è semplice. Cose importanti da ricordarsi, idee, liste, note. Questa è la griglia e poi dopo la visuale settimanale era così. Io però ho creato questa con righello perché appunto è un bullet, l'ho fatto io adesso e vabbè, qua ci sono le date. Vado a rifare i letti alle 10:30, vado a rifare i letti. E inizio a pensare un po' il pranzo per me e Cristiano, perché oggi siamo soli, Nello è incasinatissimo col lavoro, quindi c'è da tenere duro ancora qualche giorno. Noi dobbiamo ancora finire alcuni regali di Natale, quest'anno alcune cose abbiamo avuto dei dubbi, e tra il tempo che non c'è per andare in giro, sinceramente mi manca anche la voglia proprio di andare in giro, per tanti motivi e quindi...
ci siamo ritrovati un po' così. Io direi che faccio finire qua questo vlog, che ho chiacchierato un sacco. Sicuramente ci sarà qualcos'altro che vi volevo dire, ma ho paura, insomma, che poi dopo diventi davvero lunghissimo questo video, e se diventano troppo lunghi poi magari faccio più fatica a metterli online. Cercherò di essere comunque presente in queste feste per salutarci, per farci gli auguri di fine anno, diciamo. Fine anno è sempre un momento di bilanci, propositi, eccetera, eccetera. Più che avere propositi, io vi auguro di volervi bene, di pensare a voi e con tutto quello che poi ne consegue, di mettervi in gioco, di tante cose, vabbè, poi casomai ne parliamo in un prossimo video, insomma nel prossimo video in cui vi farò gli auguri per il nuovo anno. Intanto io ci tengo a farvi gli auguri di buone feste. Sti capelli non li sopporto già, il taglio non mi piace. Il taglio non mi piace, un umido pazzesco, aiuto, stavo buttando tutto per terra. Ci siamo proprio. Ecco, anche per quanto riguarda allenarvi, eccetera, eccetera, sempre queste persone che promuovono questi trucchi per non ingrassare nelle feste, sono anche quelli che vi imbambolano con i programmi di 20 giorni, in cui in 20 giorni tra alimentazione, integrazione e allenamento voi noterete dei miglioramenti. Non si vedono dei miglioramenti in 3 settimane, o meglio, si possono anche vedere qualcosa, ma non è quella il setup mentale che si deve avere per iniziare a integrare una nuova abitudine, specie per chi di base non è abituato a allenarsi, eccetera, eccetera. Quindi niente, questa cosa, cioè, mi ha dato proprio fastidio, perché poi sono persone seguite, perché poi le persone ci credono, però non è quello in cui credo io, né crediamo io e mio marito, quando si prendono delle decisioni di alimentari oppure di proprio di stile di vita, e si deve prendere delle decisioni sostenibili nel tempo. Un qualcosa che all'inizio faremo fatica sicuramente, perché è la novità, ma che poi a forza di fare a piccoli passi, anche se sono piccoli, però sono comunque dei passi per prendere queste nuove abitudini. E tutto si può allenare non solo il fisico ma anche le abitudini, ecco. E il mio invito è questo, ad avere più equilibrio e meno di queste cose che gridano al miracolo. Va bene, questo per chiudere un po' il cerchio. Io vi aspetto qua nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate un po' di tutto. Vi auguro di passare un Natale sereno, con le persone a cui volete bene, e spero appunto più sereno possibile. E niente, io vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Buone feste!